Un saluto amici di Readball e benvenuti in un nuovo video. Quello che andremo a recensire oggi è un prodotto decisamente nuovo sia per Readball che per l'Italia ed è ovvero un Chromebook, e nello specifico HP Chromebook 11G2. Andiamo a capire che cosa ha creato HP e cosa ha offerto Google all'interno di questo dispositivo, ma soprattutto capiamo anche che categoria di dispositivo è, esteticamente molto giovane. Cerchiamo di capire che cosa mette a disposizione dell'utente, soprattutto a quale utente. Buona visione. Sono davvero molti gli utenti che quando sentono parlare di Chromebook iniziano a grattarsi il capo. Prima di iniziare, diamo qualche nozione al riguardo. I Chromebook non sono altro che laptop economici che montano il sistema operativo desktop di Google, Chrome OS. Non lo conoscete? Normale, perché è presente solo su prodotti che in Italia al momento non hanno messo piede. HP Chromebook 11G2 è anzi il primo device con Chrome OS ufficializzato nel nostro paese e apre nuovi scenari in cui gli utenti potranno scegliere una nuova tipologia di dispositivo. Il piccolo portatile di HP si presenta con un design molto giovanile, quasi giocoso, che va a spezzare un po' la routine generata dall'aspetto classico dei vari notebook. Spessore estremamente ridotto, dato dall'assenza di un supporto ottico, lo mettono in diretta competizione con gli Ultrabook, categoria dei laboratori che però necessitano di cifre davvero spaventose. Con HP Chromebook 11G2 è possibile invece avere qualcosa di estremamente facile da trasportare, ma a meno di 300 euro. La colorazione ciano disponibile per l'Italia è molto piacevole da vedere, e il form factor risulta essere ben studiato per tutti gli utilizzi classici. Bello trovare un trackpad che funziona bene e una buona tastiera. I materiali sono piacevoli al tatto. Sul lato display, beh, possiamo dire che 11 non è un nome a caso. Troviamo infatti un display da 11,6 pollici con retroilluminazione LED e risoluzione HD che sa il fatto suo. Sebbene il produttore punti sulla tecnologia antiriflesso, possiamo dire che in condizioni di luce diretta il modulo frontale crea qualche problema. La risoluzione invece è buona, e anche la luminosità. L'hardware interno è senza dubbio particolare. Troviamo nel nucleo un processore Exynos 5 di Samsung, un po' datato ma ancora performante su questo tipo di macchina. 2 GB di RAM e una memoria interna non espandibile da 16 GB. Non disperate, i Chromebook nascono quasi di stock per usare più servizi di clouding che lo storage interno. Ricordiamo che è integrato Google Drive. Le prestazioni sono abbastanza buone, l'esperienza di navigazione è davvero soddisfacente e non poteva essere altrimenti. App ed estensioni funzionano in modo ottimo. Chrome OS si basa su Google Chrome e tutte le abitudini che sostanzialmente si possono acquistare con un Chromebook sono basate sul browsing. Forse un dispositivo limitato? Può essere, ma non vuole strafare, o almeno non per il momento. È indirizzato a coloro che utilizzano moltissimo i siti web, come i social, piuttosto che servizi online e via discorrendo. No, sulla piccola bestiolina di HP non potete sfruttare i vostri software preferiti, ma avrete a disposizione ad esempio il vasto parco dei servizi online di Google, affermati ormai ad esempio su Android. Il device non si impunta, se non all'utilizzo di moltissime schede di Chrome, ma è anche vero che le app a disposizione non sono affatto complesse. Sappiamo con certezza che Adobe e Google hanno iniziato a collaborare per portare Photoshop su Chrome OS, quindi dando spazio un po' di più alla multimedialità. La cosa ci fa ben sperare per il futuro, perché magari arriveranno nuovi software che si avvicinano di più alle esigenze dei consumatori, magari quelli più orientati sul settore professionale. Batteria, nessuna sorpresa. HP Chromebook, nella sua leggerezza e rapidità d'uso, garantisce 6 ore di utilizzo, non intensivo, poco assiduo. Queste calano a 5 se si utilizzano più schede su Chrome, se si gioca saltuariamente e si guardano video online, ma non è nulla di grave. Vi ricordiamo che HP Chromebook si avvia in soli 2 secondi, come tutti i suoi simili, e spegnerlo e riaccenderlo non è assolutamente un peso, anzi. Questo consente quindi di non tenere il computer sempre acceso anche quando ci si allontana un attimo e per poi ritornare al PC. Dispone oltretutto di un ingresso micro USB per la ricarica, strano ma vero, e di un alimentatore fornito in dotazione tutt'altro che difficile da trasportare. Ci aspettavamo però forse qualcosa in più in termini di autonomia. Dal lato multimediale troviamo molti punti in contrapposizione. Da un lato le prestazioni audio, decisamente buone. Lo streaming Bluetooth funziona bene e la potenza degli altoparlanti posti sotto la base inferiore è davvero ottima. Dall'altro lato troviamo dei problemi abbastanza consistenti per lo streaming dei contenuti video tramite player online, ormai quasi tutti HTML5. Non è chiaro il motivo, ma HP Chromebook 11G2 si impunta, rendendo quasi disastrosa l'esperienza di fruizione video. Si risolverà con qualche bug fix? Ce l'auguriamo. Dettagli neutri per la webcam frontale, che è VGA, utile solo per le videochiamate.
HP Chromebook 11 G2, detto anche Energy Star, è un prodotto per i più giovani, ma non solo. Fondamentalmente la sua semplicità di utilizzo lo avvicina a tutti coloro che non utilizzano il PC in modo professionale, ma che hanno bisogno di qualcosa da portare in giro e da utilizzare saltuariamente per andare su internet, giocare un po', guardare qualche video e ascoltare un po' di musica. L'espansione dei servizi basati su browser è davvero incredibile e per questo non possiamo assolutamente sottovalutare il dispositivo. Lo consiglierete ad un adolescente, ma anche ad una persona di una certa età che non vuole spendere molto per un device con cui aggiornarsi nel tempo libero. Il prezzo è ottimo, 269€, l'unica configurazione disponibile in Italia. È possibile anche acquistare sugli store online le versioni di differente colorazione o il modello 14 pollici, più performante che offre più porte come l'uscita video, l'USB 3.0 o il memory card reader, assenti nel nostro 11 G2. Tenete conto che però questi modelli sono importati, quasi sempre dalla Germania, quindi la tastiera non è QWERTY classica. Se vi serve qualcosa per prendere appunti all'università o in tutte le situazioni dove avete una connessione a disposizione, fateci un pensierino. Senza connessione, ancora, Chrome OS non è pronto per rendere al meglio. HP, sei stata davvero coraggiosa. Per la recensione di HP Chromebook 11 G2 era tutto, non dimenticate di farci sapere che cosa ne pensate del dispositivo tramite i commenti nella nostra recensione testuale o qui su YouTube, e non dimenticate di seguirci sui social. Per ritmo.com, Claudio Carelli.